prima di tutto, bentornati nel bosco. E questo lo dico con grande gioia perché era da tanto che volevo fare questo passo in avanti, che avevo già iniziato un po' di tempo fa e poi avevo interrotto per altri progetti, per altre idee e per studiare bene quale sarebbe stato il continuo del canale. Ora tutto sta prendendo una certa logica, sta arrivando anche il temporale, da come potete sentire, quindi lo lasciamo ben volentieri a livello di sound. E voglio parlarvi di un argomento molto molto semplice, infatti sarà un vlog relativamente breve. Quando io ho iniziato a trattare la fotografia come forma di comunicazione, mi sono subito appassionato a 1/2 generi. Ho iniziato a praticarli con veramente tanta costanza, sono migliorato nel corso del tempo, ho avuto tante delusioni e ho avuto tantissime soddisfazioni. Come è giusto che sia, è sempre un concetto di equilibri. Più proseguivo nel mio percorso di apprendimento, cosa che ovviamente accade tuttora perché è banale dirlo, ma ovvio, non si smette mai di imparare, più mi indirizzavo verso quei generi, come se fosse una sorta di obbligo, come se fosse una sorta di tradimento andare a trattare un'altra tipologia di genere, un'altra categoria, anche quando veniva qualche spunto, veniva qualche idea, veniva un po' di ispirazione a riguardo. È il caso della natura. Io ho sempre amato la natura, ho sempre amato i boschi, ma non ho mai ritenuto opportuno o necessario fotografarli. Non era la storia che volevo raccontare in quel momento. Attualmente è una delle storie che voglio raccontare più spesso. È una delle ispirazioni che voglio cercare di trasmettere il più possibile, è uno degli aspetti che riesce meglio a descrivere la mia persona, il mio messaggio, i miei sogni, i miei desideri, le mie ambizioni e tantissime altre cose, negative e positive. Ultimamente ho scoperto un termine molto molto interessante che è visual storyteller. Io mi sono innamorato di questo termine perché penso che un fotografo nel senso più completo del termine sia semplicemente quello, perché generalmente il termine fotografo, detto in maniera molto molto diretta, molto grezza, molto semplice, ti chiude in quattro lati di una fotografia, quindi tu fai quello, punto e fine. Invece raccontare una storia significa avere la libertà di scelta, significa avere la libertà di editing, significa avere la libertà di che tipologia di racconto andare a trattare, con qualsiasi mezzo, con l'utilizzo di mezzi mixati insieme e tante altre possibilità. Il concetto che io voglio trasmettervi con questo breve vlog è semplicemente quello di non precludervi assolutamente niente, perché quello che oggi non capite, non vi piace, magari odiate anche sotto certi aspetti, domani potrebbe diventare il vostro genere principale. Quindi quando sentite una piccola scintilla, avete voglia di realizzare uno still life, avete voglia di realizzare una fotografia di paesaggio piuttosto che un ritratto, cercate sempre di assecondare questa piccola necessità, questo piccolo bisogno, questa chiamata, perché spesso e volentieri potrebbe essere proprio la famosa ispirazione di cui parliamo spesso che viene a bussare alla vostra porta e, come vi ho già detto anche in un precedente video, dovete assolutamente farvi trovare pronti, preparati e state già fotografando in quel momento. Allora sarete sicuramente colti da quest'ondata di ispirazione che vi porterà a realizzare le vostre fotografie, a gestire i vostri profili, a realizzare il vostro libro o tutto quello che avete in testa. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto in qualche modo. Adesso io corro al riparo perché probabilmente presto pioverà. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete riscoperto alcuni generi che fino a quel momento avevate lasciato da parte o semplicemente non vi attiravano in nessun modo, magari proprio per incapacità di lettura o di scrittura di determinati racconti, perché è una cosa che mi incuriosisce, vorrei sapere anche la vostra opinione. Quindi io vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.